Oggi ho invitato una coppia, una strana coppia alla conduzione di una delle trasmissioni più amate di Donna TV. Loro sono Daria Graziosi e Salvatore Esposito, i conduttori di Mi Amor e Novela News. Praticamente su Donna TV le telenovelas siete voi. Benvenuti ragazzi! Grazie Elena, ciao! Grazie! Siete affiatatissimi, simpaticissimi, ma voglio sapere come vi siete conosciuti? Ah! Beh, devi sapere innanzitutto che dovevo intervistare Edith Gonzalez, che come gli amici sapranno è la protagonista di Cuore Selvaggio. Allora, lei essendo responsabile del fan club ufficiale di questa meravigliosa attrice, allora l'ho contattata e da lì poi è nato l'amore. Ah sì? Una grande amicizia, abbiamo passato credo 3 ore al telefono. Anche di più. Sì. Quando c'è la passione per qualcosa. Ci siamo raccontati un po' tantissime cose, quello che ci piaceva, e poi abbiamo iniziato una collaborazione. Sì, e, insomma, diciamo che è stata una telefonata che ci ha cambiato un po' la vita d'entrambi. La vita, sì. Ma com'è nata la passione per questo genere, per le telenovelas? Per quanto mi riguarda, io ero piccolo, avevo circa 8-9 anni, i miei genitori seguivano le telenovelas, anche mio papà seguiva anche Ricchi Piangono con la grande Veronica Castro, e poi niente, un giorno guardai Perla Nera con Andrea Del Boga, che la vediamo con la telenovela Celeste su Donna TV, certo. E da lì proprio mi sono appassionato proprio al genere telenovelas. E tu, Dario? Io sono un pochino più grande e quindi la prima volta che è stata trasmessa La schiava Isaura, che è stato il primissimo passaggio in Italia di questa telenovela, io c'ero, e quindi con la famiglia ci riunivamo, era un momento di aggregazione proprio, mi ricordo che la vedeva anche mio padre addirittura, io, mio padre, mia nonna, mia madre, eravamo tutti lì davanti al televisore. E nasce da questa telenovela che proprio in questi giorni è stata riproposta da Donna TV alle ore 23, e quindi sono stata molto felice e mi ha anche emozionato sapere che veniva ritrasmessa. Quindi voi state guardando tutte le nuove telenovela su Donna TV? Assolutamente, assolutamente sì. E quando perdo una puntata ovviamente la seguo sul sito, che fortunatamente basta cliccare e me la riguardo tranquillamente a casa, sì, rilassato. E quindi sfatiamo un mito, le telenovelas le guardano tutti, anche sì, i giovani. Assolutamente sì, sì. Le telenovelas coinvolgono molto i giovani, innanzitutto perché lanciano dei messaggi e poi anche perché raccontano delle belle storie. La telenovela è così, c'è un po' di intrigo, sai, un po' di... C'è proprio però una... Per esempio le telenovelas argentine hanno proprio un finone giovanile, quindi c'è Floricienta, molte telenovelas che trattano di giovani e sono per i giovani. E diciamo che inizia da lì, dall'Argentina, questo tipo di telenovelas, poi sono state prodotte anche in Messico da Televisa e alcune sono state trasmesse anche qui in Italia, con grande successo. Ma ditemi il vostro segreto, perché voi riuscite a parlare con tutti gli attori, avete intervistato i più belli tra i belli, come fate? Ma è un segreto! No, ditecelo, dai, svelacelo uno, dai! Beh, innanzitutto oggi ci sono i social, è inutile negare, e niente, si prova a contattare il profilo dell'attore che magari dovremmo intervistare e lì poi... Io faccio le traduzioni, sì, faccio le domande, poi le traduco in spagnolo e se lo contatta lui, dipende, qualche sì, volta lo contattiamo, ci dividiamo magari gli attori, i compiti, però un'altra cosa importante... A seconda delle telenovelas che vanno in onda, magari ecco, poi facciamo le traduzioni e lo riportiamo dallo spagnolo all'italiano. Però come dicevo prima, dobbiamo anche ringraziare, fortunatamente ci sono dei responsabili dei fan club ancora ben attivi, ad esempio il suo e come anche tanti altri che stanno riemergendo con le nuove generazioni. Basta pensare Passion Proibita, che è stata una telenovela che è stata trasmessa tempo fa, nuova, fresca, eccetera, eccetera, dove ci sono responsabili dei fan club che sono ben attivi. Molto, sì. I fan club quindi ancora ci sono, anche se non se ne parla, però ci sono ancora, per esempio,
fan club di Luisa Kuliok, c'è il fan club Amigos de Jeanette di Jeanette Rodriguez. C'è quello di Michela Fiorillo dedicato a Carlos Mata che lo vediamo su Signora. I nuovi come di Giuseppe Mastronardi con il fan club di Maurizio Islas che abbiamo ospitato nel nostro programma Mi Amor. E, tanti fan club, tanta passione. C'è proprio passione. Una passione che ci accomuna e che poi, come si dice, l'unione fa la forza. Quindi noi ringraziamo veramente, diciamo, i nostri amici e amiche di Telenovelas, perché grazie a loro che noi stiamo qui a condurre un programma come Mi Amor. E ti darò un'anteprima. Forse riusciremo a fare una puntata proprio per i fan club. Ma raccontateci qualche aneddoto su questi attori che avete conosciuto. Beh, innanzitutto noi siamo partiti con Grecia Colmenares, sì, che le abbiamo dedicato uno speciale quando è stata qui in Italia, grazie al suo responsabile del fan club, ad Antonio Daddio, il giornalista che si occupa appunto di telenovelas attraverso i settimanali. E lei è una donna meravigliosa, io ho avuto già modo di intervistarla, è una persona molto disponibile, carina, infatti quando ci siamo rincontrati all'evento a maggio, sai, tanti giornalisti, la stampa, eccetera, eccetera, lei mi ha riconosciuto subito e che ci bello. Siamo abbracciati, quell'abbraccio proprio sincero e spontaneo che poi dovevamo andare subito di corsa perché poi dovevamo dare la precedenza, dovevamo dare anche, diciamo, spazio agli altri per intervistare. No, ma la cosa carina è che Grecia ha scansato tutti, così, Salvatore, quindi ha scansato tutti e si è lanciata verso Salvatore e tutti che si sono voltati dicendo ma chi è? Chi è? sì, è stato molto da premettere carino. Che poi noi non ci siamo mai visti dal vivo, noi ci conosciamo soltanto attraverso i social. O anche quindi, Skype, quando avete fatto anche, la no, Skype non ci siamo mai visti. Però si vede così tanto la vostra passione che io immagino essere dall'altra parte, essere un attore della telenovela. E nel DNA. Esatto. E nel DNA proprio, cioè, guardare il tuo personaggio preferito per la prima volta dal vivo è... E anche per loro, vedere un loro fan è bellissimo. Sì, assolutamente. Sicuramente. Guarda, io posso raccontarti quando siamo andati a girare Mi Amor, eravamo in questa location bellissima, no? In questa villa meravigliosa con la piscina, e la prima puntata, la prima registrazione l'ha tenuta a battesimo Vittor Gonzales, il protagonista di Passione Morena che è finita in questi giorni. Si era allagata la sala addirittura e quindi alle due questo di notte non lo sapevamo. Alle due di notte lui è stato lì insieme a noi a raccogliere l'acqua con questi stracci, e lui stava lì che ci ha aiutato, cioè non è che è stato magari un po' sulle sue, si era ritirato nella sua stanza, sai, come le star, no, un uomo d'altri tempi, veramente una persona molto molto carina, gentile e disponibile. Guarda, io voglio dire una cosa, noi abbiamo intervistato tantissimi attori sudamericani, Carlos Mata, il mio fratello che saluto, insomma tanti, gli attori sudamericani proprio sono persone veramente umili, cioè non hanno quella puzza sotto al naso, diranno io così, io colì, per esempio insomma, non se la tirano per nulla, sono, cioè tu li chiami anche alle due di notte e loro ti rispondono, cioè non so se rendo l'idea. Certo. Cioè veramente sono persone adorabili e disponibilissimi e per questo poi comunque hanno successo come meritano. Ma raccontateci qualcosa di queste nuove tre telenovelas che sono in onda. Tu hai già parlato della Schiava Isaura e le altre due? Beh, c'è Piccola Cenerentola, che è una bellissima telenovela interpretata da due grandi attori come Jeanette Rodriguez e Osvaldo Laporte. Per quanto riguarda Eva Luna, è una novella interpretata da Guy Hecker. La telenovela è molto fresca, con ambientazioni nuove, in contrapposizione. Sì, diciamo che è più moderna. In contrapposizione anche, no, proprio la Schiava Isaura, che essendo la prima... Grande classico. È un grande classico, ma era girata soltanto in uno o due ambienti. Aspettiamo le nuove puntate di Mi Amor e Novela News. Noi continuiamo a gossipare sui retroscena delle telenovela. Se io vi lascio a una trasmissione che so che piace molto a Daria, vero? Verissimo. Zampe dintorni, a dopo.